benvenuti amici telespettatori a una nuova puntata di Viaggio in Molise. Quest'oggi vi portiamo ad Agnone, dove con un mese di anticipo si celebra il piccolo Natale agnonese, appunto in ricordo di una tradizione in cui gli artigiani locali si allontanavano per vendere le merci all'estero e ne approfittavano il 21 novembre per festeggiare insieme alla famiglia. Antonino Patriarca, il 21 novembre vanno a ruba i raffaiuoli, un dolce tipico di Agnone. Un dolce tipico, unico di Agnone, è un dolce antichissimo che viene da molto molto lontano, e nella giornata del 21 di novembre non c'è casa, non c'è famiglia che non abbia la presenza di questo dolce nella propria abitazione. Come si fa? È un dolce molto delicato, diciamo un tipo pan di Spagna, viene lavorato molto e vuole una temperatura dolce, giusta, azzeccatissima, perché un qualsiasi errore può rovinare, lo può far venire basso o lo può far venire un poco crudo dentro, ci vuole una temperatura veramente giusta. La particolarità è che poi si mangia intinto nella cioccolata. Sì, è là che il raffaiolo dà il meglio di sé. Questa accoppiata, raffaiolo e cioccolata, è una cosa magnifica, è da gustare, è da provare e io lo consiglio a tutti. Storia e tradizione anche in passato intorno ai raffaioli. Agnone è una città che ama molto le sue tradizioni e tuttora vengono molto rispettate. Il raffaiolo è un dolce praticamente che non è mai mancato nella casa degli agnonesi. Non c'è festività, non c'è un matrimonio, un battesimo, una cresima dove non è presente questo dolce. In antichità addirittura venivano fatti dei riti proprio intorno al dolce. Per quel che ricordo io e per quel che mi è stato tramandato, addirittura case di ricchi signori, perché poi c'è da dire che ognuno ha una propria ricetta nel fare il raffaiolo o nel fare il cioccolato, invitava tutto il vicinato a gustare questo prodotto, e se malauguratamente qualcuno del vicinato non poteva andare, gli veniva mandato a casa. Daniele Saia, sindaco di Agnone, qui il Natale con un mese di anticipo. Da dove deriva questa tradizione? Intanto siamo contenti che questa tradizione si rinnovi in ogni anno e speriamo di poterlo fare in onore di tutti quelli che hanno vissuto e hanno onorato il nostro territorio, il nostro comune di Agnone. La tradizione nasce da questa cerimonia che rappresenta il piccolo Natale, che vuole ricordare tutti i commercianti e artigiani agnonesi che partivano il 21 di novembre per vendere le loro merci in tutti i territori confinanti con il nostro. E quindi noi ci fa piacere ricordare questo evento. Un evento anche particolarmente sentito dalla popolazione. Assolutamente, perché ricorda quello che sono state le nostre origini, e quindi è giusto mantenere vivo quel ricordo di quel periodo storico che ha dato tanta gloria alla nostra Agnone e al nostro territorio.
Quindi concerto, messa e anche il dolce tipico, i raffaioli, tutto si rinnova ogni anno. Quest'anno in particolare a seguito della pandemia è anche un messaggio di speranza. Sì, assolutamente è un messaggio di speranza che vuole segnare sempre di più questa ripartenza. Anche lo scorso anno ci fu questa manifestazione, anche se molto limitata, quest'anno già i numeri potranno essere diversi. E certo poi lo coroneremo, lo addolciremo con la nostra tradizione di cioccolata e raffaioli che assaggeremo subito dopo la cerimonia. Enzo Masciotra, a completare la tradizione del raffaiolo è la cioccolata. In cosa consiste la cioccolata di casa che tanto vantate ad Agnone in occasione del piccolo Natale? Allora, questa cioccolata particolare che viene fatta soltanto in questa occasione, oppure da quando si fanno anticamente, quando si facevano delle comunioni, dei matrimoni, al mattino si faceva questa cioccolata particolare che è a base di caffè e cioccolato fondente. Si mette un grosso tegame e si deve sempre girare, no? Non deve andare in ebollizione, altrimenti si attacca sotto. E finché si fa una patina sopra biancastra che si chiama la camicia, e quando fa la camicia è pronta la cioccolata. Quindi qual è la particolarità che la rende unica? Il caffè? Il caffè, sì, perché si deve sentire un po' più il caffè che il cioccolato. Anche i giovani del paese in attesa della festa e del piccolo Natale agnonese, una tradizione che, benché siete giovani, sentite anche voi? Sì, la sentiamo molto, diciamo è una bella occasione visto che l'anno passato non siamo stati in grado di poterla fare per rispettare le norme anti-Covid. Speriamo che la situazione possa migliorare per diciamo, ricominciare queste tradizioni storiche del nostro paese. Mangerete i raffaioli immersi nella cioccolata? Certo, come ogni anno è tradizione, è giusto rispettarle per ricordarci da dove veniamo. Siete orgogliosi di essere agnonesi? Assolutamente sì, anche perché questa, oltre ad essere una piccola realtà, ha all'interno tantissima storia e tantissima cultura. È bello essere agnonesi. Michele degli quadri per gli amici Michelino, lei si definisce un artigiano della musica, infatti è lei che coordina il gruppo di 15 volontari che il 21 novembre suonano la pastorale in occasione del piccolo Natale. Questa tradizione io l'ho cominciata a suonare insieme con altri personaggi che oramai non sono più tra noi perché sono deceduti, quindi è una storia che è cominciata da parte mia quasi 50 anni fa, quindi è arrivato un certo punto che ero rimasto praticamente solo io di quel gruppo e allora ho cercato di ricostruire chiamando ragazzi della scuola indirizzo musicale dove io stavo, dove ero un assistente amministrativo, però mi era sempre interessato di questa cosa, quindi piano piano con Antonio, con Serena, con Francesco Di Nucci e poi con tutti gli altri che siamo venuti su crescendo e continueremo fino a quando le forze ci daranno, quando Dio vorrà, che questa è una tradizione che sicuramente non morirà. Da 50 anni, dunque, ogni anno non è mai mancata la pastorale per il piccolo Natale? Io non sono mai mancato e devo ringraziare il Padre Eterno che mi dà la forza di venire ogni anno questa mattina. Anche perché poi noi continuiamo, non è che suoniamo solamente il 21 di novembre. Facciamo tutte le altre date che sono della tradizione agnonese. Finiremo il 3 febbraio, sempre suonando la pastorale, il 3 febbraio la Candelora, quando finisce praticamente il periodo natalizio. Antonia Di Nucci, una delle volontarie del gruppo che ogni anno si prepara a suonare la pastorale in occasione del piccolo Natale agnonese. Sì, è sempre con grande emozione, con grande gioia, quest'anno veramente ancora di più perché l'anno scorso ovviamente il Covid ci ha imposto un ridimensionamento e quindi è una festa ritrovarci. Siamo un gruppo
diciamo, composto veramente da persone di età diverse, che hanno ovviamente lavori diversi, interessi diversi, e però ci ritroviamo sempre con grandissimo piacere, con la gioia di stare insieme. E quindi quest'anno la gioia è doppia, perché ci è mancato moltissimo suonare la pastorale. Da Agnone è tutto, grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che potete seguirci sul canale 11 per il Molise, 96 per gli amici dell'Abruzzo, 880 per gli amici del Lazio, oltre che ovviamente sui nostri canali social, quindi su YouTube oppure sul sito www.telemolise.com.